Eccoci qui, finalmente siamo giunti il giorno di gara 2. Sembrerebbe che i problemi siano stati risolti, abbiamo cambiato pompe della benzina tutte e due, sia quella dell'alta pressione che della bassa pressione, e il regolatore di pressione sembrerebbe che adesso non dà più noia, l'abbiamo cambiato ieri prima della gara 1 e dovrebbe essere stato risolto il problema. Adesso si va dentro e ce la mettiamo tutta per vincere, anche perché partiamo terzi. Che sei in gara per caso vengo a prenderti io, te lo restituisco con gli interessi. Ti aspetto. Maledetto. Bello. Io lo guardavo in, cioè riferito all'asse, dovrebbe essere allineato con l'assale, no? Esatto. E questo non era allineato con l'assale. Ok. Quindi no. La macchina cammina così. Cioè l'assale, cioè questo qua era messo così e l'assale era, cioè, era un centimetro. Sì. Allora di passo era un centimetro. Dal telaio poco meno. Ma poi, cioè, se ti viene in mente da fare gli scontri sui punti fissi su questa macchina non torna nulla. No, no. Non so se ci hai mai fatto caso, se avete mai provato a fare qualche riscontro. Ma sono tutti diversi. Cioè... tutto diverso, cioè, tu prendi la stessa misura da qui a lì e X, di là è Z. Vero. Cioè, non c'entra nulla. Sì, è vero. Poi vabbè, me l'ha andata con l'ala rotta. Idem, a me si era rotta la. Si è rotta e l'abbiamo andata a riparare. Cazzo, perciò alti in carbonio. Ecco perché andate così forte. Aspetta. Qui hai una leva diversa sul telaio. Sì, qua. Certo, rispetto di là. Quindi vuol dire che non è proprio perfettamente. Non, cioè, quell'unico lì si spaccherà prima o poi. Cioè, infatti ogni tot ma mi cambi. È così. Cioè, perché comunque lì è, cazzo, è tanto fuori. Esatto. Fai molta più leva sul livello. Hai più forza, no? Rispetto a quell'altro che è molto più dentro. Fare meccanico adesso. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat. This old boy's out. This a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. This a war zone. Insomma, dalla seconda posizione però anche da qui si può combattere. Assolutamente sì, ce la mettiamo tutta e niente, il primo posto è lì davanti a noi, è vicinissimo, puntiamo a quello e ce l'abbiamo messa tutta da ieri, abbiamo dato più di quello che potevamo dare, adesso sta tutto a me. Bene, in bocca al lupo. Questa partenza dovrebbe essere almeno teoricamente più tranquilla rispetto a quella di ieri. Ieri partivo ottavo, oggi terzo, diciamo che c'è una notevole differenza. Adesso non devo far altro che cercare di non fare errori e essere il più avanti possibile per recuperare quello che è stato perso nelle gare passate. Ora so che tutti i miei rivali saranno agguerriti come non mai. Io finalmente riesco a stare qui davanti e in teoria i problemi che avevamo ieri sono stati risolti. È stato cambiato il regolatore di pressione, è stata cambiata la pompa della bassa pressione e la pompa dell'alta pressione della benzina. Quindi speriamo soltanto che tutti i problemi che abbiamo avuto ieri erano soltanto legati a questi componenti. Thank you.
per questa partenza più che pessima, o meglio, voi direte, hai guadagnato una posizione, che cosa vuoi di più? Non sono pienamente soddisfatto della mia partenza, semplicemente perché, come avete ben udito, la macchina mi si è morta sotto, ho dovuto schiacciare la frizione per farla risalire di giri. Però diciamo che non mi posso lamentare, in quanto c'è stato appunto chi è partito peggio di me. Adesso devo soltanto martellare e non lasciare andare via critelli. Machado è molto molto più veloce di me, non tanto sulla percorrenza o altro, ma di motore. Il mio motore sta dando di nuovo noie e sembra non volerne sapere di andare forte. Machado aveva già più potenza di me, con la scia, ahimè, ho dovuto farlo passare. Non era inutile chiudergli la traiettoria e chiudergli la porta in faccia. Mamma mia, a momenti prendevo Machado. Porca miseria. No, Daniele, non si passa. Volevi replicare il mio sorpasso su Nasca di ieri, però io ero all'esterno e anche oggi ero all'esterno. Ormai è più che andato via. Purtroppo io con il mio motore non riesco a fare di meglio, ce la sto mettendo tutta e sto spingendo il più possibile, anche se ormai è pienamente inutile, visto che dovrò preservare le gomme a questo punto per un prossimo weekend di gara. Direi che sono abbastanza al sicuro da Tarani dietro di me, anche se c'è Palumieri che sta spingendo e a tutti i costi vuole passare. Devo soltanto amministrare e non farmi raggiungere da Tarani e Palumieri dietro di me. Gara finita e devo dire che è
come sono andate le cose questo weekend. Anche perché si era messa male, torno a ripetere, non sono riuscito a fare un giro di libere e un giro di qualifica fatto come si deve. Quindi questi risultati di gara 1 e gara 2 sono più che sufficienti e soddisfacenti. In ottica campionato abbiamo messo una bella pezza, visto che sono ancora quarto, ma in 40 punti siamo tutti lì. C'è Machado che è primo a 110 e io sono a 70. In ballo ci sono ancora 150 punti e il campionato è apertissimo. Grande news, ragazzi, che dalla prossima gara io sarò di nuovo, finalmente direi, con Derba, e ve lo annuncio più che serenamente, visto che questo weekend di gara mi sono stati tanto d'aiuto tutti quanti, a partire dal telemetrista, a partire dai ragazzi che giravano lì con Derba, e poi devo un grande grazie a Max, che se non fosse stata per lui magari non avremmo neanche trovato il punto, il problema. Purtroppo gestire questa macchina io e mio padre è troppo stancante, soprattutto arrivare in pista, dover fare determinati lavori alla macchina, poi la macchina non va bene perché i lavori che hai fatto vanno bene, però puntualmente la sfiga vuole che si rompe qualcos'altro. Quindi abbiamo deciso di far gestire la macchina a loro e solo così possiamo puntare a vincere il campionato. Allora, siamo pronti per le premiazioni di questa gara 2 della Predators Challenge. Secondo, Francesca Azzori. Congratulazioni, una bellissima gara. Stavi iniziando a dare un po' fastidio a Davide. Eh sì, grazie mille innanzitutto. Purtroppo dal settimo giro abbiamo di nuovo avuto i problemi di ieri in qualifica e la macchina non andava più, infatti stavo sfruttando circa il 50% del motore. Per fortuna si sono dati da fare dietro e mi hanno dato modo di riuscire a scappare un po'. Ho ottenuto, diciamo, la distanza di sicurezza giusta per poter mantenere il secondo posto. Bene, congratulazioni ancora. Saliamo in seconda posizione, chiamato sul podio Francesco Azzori. E siamo allora pronti per chiamare sul gradino più alto del podio il vincitore di questa gara 2 del Predators Challenge, Davide Critelli. Finalmente, eccoci qui. Gara 2 è terminata, secondo posto, direi sudatissimo, visto che dal settimo giro la macchina è iniziata a dare problemi, il motore dava gli stessi medesimi problemi che dava ieri in qualifica. Sembrerebbe che le modifiche fatte non abbiano dato il giusto riscontro, però, notizione, la macchina adesso andrà da Derba, quindi daranno loro un'occhiata alla vettura, daranno i giusti controlli al motore e speriamo bene finalmente per la prossima di Cervesina. Questo weekend di gara finisce qui, che dire, spero che vi sia piaciuto e che vi ha emozionato come ha emozionato me, come ha emozionato tutti quanti quelli della mia squadra. E nulla, vi ricordo che se non siete iscritti al canale potete iscrivervi al canale facendo clic sul pulsante in basso a destra che troverete nella schermata. Detto questo, ragazzi, per questo video è tutto e ci vediamo nel prossimo video.